è una gara di fondamentale importanza per l'Agropoli. Recupera numero 8 Cozza, la scaravente in avanti, c'è fallo di Figarrotta che l'arbitro non fischia, quest'arbitro è pericoloso. Il tiro di Figarrotta, parata. Scivola, il giocatore era meglio Brenci, entra in aria Brenci, c'è Capozzoli, parata del portiere però. Che occasione per l'Agropoli sull'errore, sulla scivolata del numero 5, Cucinotta. Cascone guadagna posizione con una finta, poi invita il gioco a Diletta. Cross su Manfrellotti, la tocca bene Manfrellotti, dobbiamo dire. Però il portiere c'è, è centrale. Gagliardo. Melis, buona palla di Melis su Manfrellotti, la tocca benissimo Manfrellotti. La davanti va al tiro Manfrellotti, ma palla va fuori. Non c'è il calcio d'angolo, però va applaudita questa azione di Manfrellotti che ha cercato l'1-2, poi sul tiro. Che rientra dopo i fattacci con il rende. Cross molto buono, colpo di testa, palo! Capozzoli, perfetta l'imbeccata di Gagliardo alla sua maniera. Brenci la mette su Capozzoli, lo prende di controbalzo, ha fatto la cosa peggiore Brenci, costringendo la squadra al contropiede avversario. Figarrotta, Figarrotta, paratone, poi colpo di testa e palla alto e il noto è vicinissimo al vantaggio. Le colpe di Brenci, che già contro il Gragnano aveva fatto fare un calcio di punizione inutile sul quale il Gragnano pareggiò, disattento Brenci in questa circostanza. Di Capozzoli che va a battere il calcio d'angolo, è quello nell'area d'angolo appunto. Colpo di testa di Laezza, palla è lì e palla poi fuori da parte di Manfrellotti che sbaglia il gol che poteva portare in vantaggio l'Agropoli. Parte Capozzoli, è buono il tiro, si alza di poco sulla traversa, con le tre dito la Pirlo ha tirato Capozzoli. Fischia, 0-0 alla fine dei primi 45 minuti più 3 di recupero tra Agropoli e Noto. Però Mosciaro, tiro di Mosciaro, palla fuori e il Noto è vicino al vantaggio. Cross, colpo di testa mancato, poi portiere si inarca. Dello sport diventano periodi abbastanza soddisfacenti per la rete commerciale, di ristorazione e per l'ospitalità. C'è un intervento su Capozzoli, l'arbitro ritiene che non fosse calcio di rigore. L'1-4 con quel fusco di Brindisi che ancora fa rimbiare. Qui sbaglia Laezza, Assenzio e Gagliardo ci mette una pezza perché qui il Noto poteva andare in gol. Come bravo questo Cozza, classe 97. Ancora lui, ancora Cozza, il tiro, un tiro cross, gol! Ha segnato proprio il nuovo entrato, il numero 17. Si tratta di Caruso sulla caparbia azione del numero 8 Cozza. Il Noto è in vantaggio in questo momento, supera l'Agropoli in classifica. Poi Figarrotta. Cross, palo di Assenzio. Cerra in avanti sul colpo di tacco su Assenzio. Assenzio, tiro, parata del portiere. Poi il numero 16 che è subentrato poco fa, Butera. Mica può passarla a Coco che è come se darla all'avversario. Eccolo qui, eccolo qui. Gol, ha segnato il raddoppio. Proprio lui, l'uomo della provvidenza per il Noto, Caruso. L'uomo della provvidenza perché come è entrato lui è cambiata la partita, al posto fra l'altro di Mosciaro che è un gran bel giocatore. È finita la partita
il Noto ha battuto l'Agropoli per 2-0 in virtù di una doppietta siglata da Caruso. Un risultato tutto sommato giusto.